Rui Costa in panchina, Rivaldo, Inzaghi, Shevchenko in campo insieme per la prima volta dal primo minuto, ma nel Milan delle stelle in attacco, decisivo Ambrosini. Gol, assist e tanto peso a centrocampo. Il Como ha provato a ribattere colpo su colpo nel primo tempo, poi negli ultimi 35 minuti è servito a poco l'inserimento, il debutto di Fonseca. Il Milan, solidissimo con Nesta e Maldini, non ha faticato molto per proteggere vittoria e primato in classifica in solitudine, sfiorando ripetutamente anche il terzo gol nel finale. Ma andiamo a vedere le immagini salienti della partita. Dopo il pareggio in extremis di Modena, il debutto casalingo sulla panchina del Como per Fascetti. Rui Costa dunque in panchina, Rivaldo in campo dietro le punte, questa è la scelta di Ancelotti. Attivo, tonico il Como nella fase iniziale, qui rischia Maldini, Farina non lo punisce con il cartellino giallo nonostante le proteste. Poi punizione di Pirlo, deviazione sotto misura di Calazzi che ha spinto molto e bene sulla fascia sinistra nel corso del primo tempo. Occhio a Nesta, lancio al 19° minuto, Inzaghi, ottimo lo stop, vede Ambrosini, destro e Milan in vantaggio, il primo gol in questo campionato per Ambrosini. Milan sempre in gol in tutte le gare ufficiali di questa stagione, molto altruista Inzaghi, precisissimo Ambrosini. Passano 2 minuti, Pecchia verso Rossi, tiro ribattuto da Scimice, c'è Coe, destro, Dida non trattiene, Pecchia, un grande opportunismo per quello che nel basket verrebbe definito tap-in. Pecchia aveva già fatto gol in casa della Juventus, la soddisfazione di Fascetti, non trattiene Dida e Pecchia che ribadisce in rete, peraltro mettendo a frutto una ottima scelta di tempo nell'inserimento. Ambrosini verso Calazze, è lontano Gregori, parte il traversone e prova invano l'anticipo su Juarez. Inzaghi, Nesta dà una mano in attacco, uno spazio per Shevchenko, solo la potenza però nel suo destro. Pecchia va a cercare Bilanovic di mestiere, Calazze forse spinge con il braccio destro, fa proseguire Farina, ma sbaglia Calazze e allora Allegretti si posiziona la palla sul destro, anche stavolta non trattiene Dida. Poi Ambrosini subito si avventa sulla palla, Inzaghi, tiro respinto da Stellini. Poi duello, Nesta, Bielanovic, spinge Nesta, chiedono il calcio di rigore quelli del Como, Farina dice prima c'è stato il fallo di Bielanovic che ha trattenuto per la maglia Nesta. Andiamo a rivedere, di mestiere Bielanovic c'è la trattenuta ma poi nettissima la spinta, punito il primo intervento dall'arbitro. Poi Pecchia, Dida, anche stavolta in due tempi. Calazze, Maldini, inserimento in avanti, decisivo Gregori per l'anticipo su Shevchenko che dà un'occhiata verso il corner, dà la bandierina, Rivaldo, Stellini, colpo di testa che lascia un po' a desiderare, Ambrosini e Shevchenko, 65° gol nel campionato italiano in 102 partite. Ha già qui mal di schiena Ferrone che poi sarà sostituito dall'inizio della ripresa da Brunner. Rivediamo intanto Ambrosini, l'avversario principale per Shevchenko sembra addirittura il compagno di squadra Inzaghi. Shevchenko lo tiene per la maglia quasi per non farlo saltare, ancora una riproposizione del gol che poi deciderà il match. Insulti nel finale a Galliani, sul finire del primo tempo seguirà Galliani la ripresa dall'interno della cabina di Radio Rai. Dunque Brunner per Ferron, Thomas anche per Corrent, due mosse di Fascetti che poi al 13° fa debuttare Fonseca al posto di Allegretti. E intanto Binotto, numero, cross Fonseca, ma Nesta con mestiere ha neutralizzato prima Pecchia, prima dello stacco di Fonseca. Seedorf, autore di un grandissimo secondo tempo, va a cercare Inzaghi, pronta la deviazione, ottimo però Brunner. Poi fuori Rivaldo, dentro Serginio, mossa di Ancelotti. Shevchenko va a cercare Inzaghi, il Milan ha diversi spazi, non ne approfitta però qui l'istinto di Brunner sul destro di Inzaghi, poi sostituito da Thomas. Attenzione a Coe, duello con Scimice, pestone sulla schiena di Scimice. Farina ha visto, non c'è stato alcun tipo di sanzione nei confronti di Coe che poi chiede scusa, ma gli è andata davvero bene. Ultimo tentativo per il Como con Pecchia, vince il Milan, ma guardate il perfezionismo di Serginio e Seedorf che a gara vinta discutono su come sfruttare meglio superiorità in attacco, in contropiede. Dunque un Milan che dopo Dortmund, l'amichevole in Qatar, non paga dazio alla stanchezza e passa a Como. Linea Maffei.